E solo per oggi, ragazzi, cercheremo di rispondere ad uno dei quesiti più oscuri che affligge l'umanità, che non è se è nato prima l'uovo o la gallina, su quello lo sappiamo, la risposta non ve la posso dare, ma bensì Hi-Tech Lunar 19 o Shark 1TG5. In questa review doppia, ragazzi, faremo un confronto fra due prodotti chiacchieratissimi sul mercato, come abbiamo detto il Lunar e lo Shark 1TG5, ma per la prima volta sarete voi recensori e non io. Vi spiego un pochino come. In poche parole, questi due case si affronteranno in questo video e starà a voi dare un punteggio in ogni categoria in cui si andranno a affrontare, scrivendo alla fine del video un commento con il risultato finale. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like al video, una condivisione, iscriversi al canale attivando la campanella, almeno non finisce nello sgabuzzino. È un modo di supportare il canale in maniera totalmente gratuita ed è particolarmente apprezzato. Ma detto questo, non perdiamoci in chips e iniziamo con il video. Con il video, ragazzi, come abbiamo detto, abbiamo scelto lo Shark 1TG5 perché è uno dei prodotti, dei case, diciamo, più venduti negli ultimi tempi, ed il Lunar 19 per il semplice fatto che è molto simile a quest'ultimo e soprattutto erano simili anche per la loro fascia di prezzo. Per quanto riguarda Hi-Tech, so benissimo che esiste anche il Lunar 23, che a livello di materiale, diciamo, è quello che si accosta un po' di più allo Shark 1TG5, ma il suo prezzo un pochino alto rispetto a questi ultimi due, quasi il doppio rispetto sia al 19 che all'TG5, lo ha praticamente buttato fuori dai giochi. I due case in questione si affronteranno in 6 diverse categorie che voi poi dovrete andare a votare, come abbiamo già detto, che sono il packaging, il materiale, le dimensioni ed il peso del case. Poi c'è l'estetica, che è una cosa molto importante, l'airflow e i filtri di cui sono stati dotati questi case, c'è il cable management, ragazzi, lo spazio interno che c'è nel case e le compatibilità. Ma iniziamo con la prima categoria di oggi, ragazzi, proprio il packaging. Partiamo proprio da Shark. Per quanto riguarda Shark, nel suo packaging troveremo una fodera, oltre al classico packaging, una fodera che andrà a proteggere il nostro case, soprattutto per mantenere intatte le parti in vetro anche da eventuali righe e così via, e questa fodera ci può tornare utile anche in futuro magari per trasportare il case. Mentre per quanto riguarda Hi-Tech troviamo un packaging più classico con una busta trasparente utilizzata da molti produttori di case. Comunque ora è il momento di votare, ragazzi, voi tenetelo a mente perché poi passiamo alle altre categorie, alla fine dovrete commentare con il voto finale. Ma passiamo alla seconda categoria di oggi, ragazzi, che è proprio materiali, peso e dimensioni. Partiamo proprio da Shark. Per quanto riguarda Shark troviamo un case in alluminio spesso da 8,5 kg, dotato di paratia laterale in vetro temperato da 4 mm e troviamo la parte in vetro anche nel frontale. È un case ovviamente ATX, ha una larghezza, un'altezza di 46,5 cm ed una profondità di 44 cm. Ma passiamo all'Hi-Tech invece, che si presenta con un case sempre in alluminio da 5,5 kg e con la paratia laterale che questa volta non è in vetro ma è in plexiglass, ma troviamo del vetro nella parte frontale anche qui. Anche questo è un ATX da 47 cm in altezza, mentre come profondità abbiamo 43 cm. Ma finita anche questa categoria, segnatevi da una parte il punteggio anche di questa e passiamo alla terza categoria, ovvero l'estetica. Anche se è una categoria molto soggettiva, dovrete votare anche questa e sarà una delle categorie a cui segnare un punto. Ma partiamo proprio da Shark. Troviamo un case, un classico case monolitico, e Shark va a brandizzare il proprio prodotto proprio sulla piastra che va a coprire l'alimentatore. Utilizza 4 ventole LED che possiamo scegliere al momento dell'acquisto, quindi non sono RGB, una volta prese di quel colore saranno così per questa versione del TG5, sono bianco, verde, blu e rosso e dovranno essere scelte, come ho detto, durante l'acquisto. Dura tanto. Come paratia laterale, come abbiamo già detto, ha un vetro temperato che rende tutto molto elegante e tutto questo è sorretto da 4 piedini rotondi. Ma parlando sempre della parte superiore, troviamo una pulsantiera molto solida che non risulta collegata alla parte frontale, così da permettere una pulizia molto più semplice. Ma passiamo ad Hi-Tech, ragazzi. Il suo Lunar si presenta con un case, sempre un case monolitico. Hi-Tech decide di brandizzare il suo case nella parte frontale. Troviamo qui un loghino
Essendo questa la versione R2, troviamo un login molto ristretto rispetto al case originale, diciamo. In più monta tre ventole RGB, in questo caso nella parte frontale, e possono essere comandate tramite il telecomando che sarà in dotazione con il case. Una cosa che ho notato in questo case è che nelle tre ventole frontali, che nello Shark sono tutte e tre visibili, l'ultima risulta praticamente coperta dal case. Ha a disposizione la paratia in plexiglass di cui abbiamo parlato prima, e tutto questo è sorretto da dei piedini rettangolari. Mentre, per ultima cosa ma non per importanza, per quanto riguarda la pulsantiera è sempre posizionata nella parte superiore, ma questa volta la troviamo molto più indietro, anche essa non è collegata alla parte frontale. Ma anche la terza categoria, ragazzi, è finita. Mi raccomando, non dimenticatevi il voto. Ma passiamo alla quarta categoria di oggi, che sono airflow e filtri. Per quanto riguarda Sharkoon, troviamo 4 ventole in dotazione, 3 nella parte frontale ed una nella parte posteriore. Le 3 nella parte frontale vanno a raccogliere l'aria, a farla entrare tramite tutta la griglia che troviamo nelle parti laterali del case, e queste griglie sono praticamente coperte da 2 filtri facilmente rimuovibili, così da rendere facile anche la pulizia. Mentre per quanto riguarda iTech, troviamo 3 ventole in dotazione nella parte frontale e manca la ventola nella parte posteriore. Questo non consente un corretto airflow, quindi è un po' il mio punto di domanda, la cosa che mi ha un po' lasciato un pochino perplesso. Comunque anche queste ventole nella parte frontale raccolgono l'aria da delle griglie un pochino più piccole, non sono presenti su tutto il laterale come per quanto riguarda Sharkoon, e sono sprovviste di filtri. Entrambi i case sono dotati di filtri magnetici nella parte superiore e di filtri ad incastro nella parte inferiore, sotto ovviamente all'alimentatore. Per quanto riguarda le ventole, ragazzi, non entro nel merito, visto che non avevo gli strumenti adeguati per testarle realmente. C'è soltanto praticamente online quello che dichiara il venditore. Diciamo che per entrambi i case non sono queste chissà che ventole, sono delle classiche ventole standard che si trovano comunemente in questi case di questa fascia di prezzo. Detta così, ragazzi, è il miglior modo. In poche parole, a questo prezzo, in questi case, queste ventole sono giuste, diciamola così. Possiamo trovare qualcosina di meglio in altri case come ventole, però poi magari hanno delle mancanze su altro, quindi diciamo che queste ventole sono molto alla pari. Ma detto questo, ragazzi, votate questa categoria e passiamo alla quinta categoria di oggi, ovvero la compatibilità, che è la quinta categoria in cui si affronteranno questi case oggi. Per quanto riguarda Sharkoon, troviamo una compatibilità con 3 ventole da 120 mm nella parte frontale, oppure possiamo inserire 2 ventole da 140 mm e radiatori da 280 fino a 360. Nella parte superiore è compatibile con 3 ventole da 120 o 2 ventole da 140 mm. Ovviamente, per quanto riguarda il radiatore, ragazzi, essendoci uno spazio non infinito, diciamo che, come abbiamo già visto molto spesso su questo case, possiamo inserire un radiatore nella parte superiore soltanto in alcuni casi. Mentre, passando da iTech, ragazzi, per quanto riguarda le compatibilità nella parte frontale, troviamo una compatibilità con 3 ventole da 120 mm o radiatori da 120 fino a 240. Personalmente parlando, da quello che ho visto in questo case, sembrerebbe supportare anche radiatori da 360 nella parte frontale. Non avendo un radiatore da 360 da provare a casa, non l'ho potuto vedere. iTech non dice nulla su questa cosa, quindi la lasciamo con un punto interrogativo. Mentre nella parte superiore del case troviamo una compatibilità con 2 ventole da 120 mm e, sempre come per quanto riguarda lo Shark, non tantissimo spazio per il radiatore, quindi anche in questo case non è possibile montarlo sempre e comunque. Ma finita anche questa categoria, aspettiamo il vostro voto, ragazzi, e passiamo all'ultima categoria in questione, ovvero spazi e cable management. Per quanto riguarda Shark, ragazzi, troviamo un case con molto spazio, molte fessure per quanto riguarda il cable management. La parte posteriore del case trova una paratia interamente dritta perché non ha bisogno di ulteriore spazio. Diciamo che c'è un po' tutto. Troviamo ovviamente anche il cassetto che va a coprire l'alimentatore, dove poi andranno i dischi e così via. Diciamo che per quanto riguarda lo spazio non possiamo lamentarci. Mentre per quanto riguarda iTech, ragazzi, troviamo lo stesso quantitativo di fessure. Lo spazio a disposizione era un pochino inferiore, infatti iTech è stata costretta ad abbombare la paratia posteriore, e diciamo che ha un po' risolto la situazione.
Comunque anche questa ultima categoria è finita, ragazzi, mi raccomando il voto, adesso è arrivato il momento di mettere il vostro voto tra i commenti scrivendo il risultato finale. Ma è arrivato il momento della conclusione, ragazzi, di questo video, io spero vi sia piaciuto questo formato, fatemi sapere anche questo, proponetemi altri quiz o altri comunque componenti che possono andare a scontrarsi, io sono rimasto molto imparziale, ovviamente io ho la mia idea, non la dirò nel video, la dirò al di fuori se uno me la chiederà giustamente, perché comunque poi io devo dare dei consigli, però almeno in questo video sono voluto rimanere imparziale. Anche se sono stato molto imparziale, ammetto che uno dei due che ha vinto una grande trofeo, diciamo. Si è beccato il mio primo reso su Amazon da quando acquisto su Amazon, da anni, era il primo reso che facevo su Amazon, ma perché se lo meritava, ma non dirò mai quale dei due che è stato. Comunque detto questo, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, un bel like, una condivisione, un'iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella!